In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Essi morranno in pace si spegneranno nel nome tuo, e oltre la tomba non troveranno che la morte. Ma noi conserveremo il segreto e li lusingheremo per la loro felicità con una ricompensa celeste ed eterna. E ancora il grande inquisitore di Dostoevskij che parla. L'invito che vi faccio è davvero quello di andare a leggere il racconto che trovate in audio anche nella nostra app. È meravigliosa la capacità introspettiva e spirituale di Dostoevskij che nel monologo del vecchio inquisitore mette in luce il gioco dissacratorio dell'anticristo. Chi è in fondo il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Ma il diavolo lo nega scimmiottandolo. L'inquisitore nel romanzo è capo della Chiesa e porta avanti la dottrina di Gesù, ma non c'è anima, non c'è fede. Insegna le realtà ultime, ma non ci crede. Gli serve per azzittire e consolare gli uomini e tenerli soggiogati con la consolatoria idea della retribuzione eterna. Eternità che disconosce, ma se ne guarda bene dal dirlo in giro. E di questo rende complice anche Gesù. Dai Gesù, io te lo sappiamo. Non esiste niente, ma la gente va bene così. Terribile. Meglio un ateo che professa l'ateismo apertamente piuttosto che un religioso ateo che strumentalizza la fede per soggiogare i fratelli. Nel Vangelo di oggi Gesù è chiaro: se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. La vita eterna esiste davvero. Niente sotterfugi, niente bugie. Gesù è la verità. E la verità non mente.